Ciao a tutti, mi chiamo Benedetto, io lavoro in fabbrica, di conseguenza, come dire, il mio punto di osservazione privilegiato è la fabbrica e gli operai, anche se credo che le considerazioni che si possono fare per un operaio valgano tanto per uno studente, un precario, un disoccupato, eccetera. Ma quello che più fa paura della crisi che stiamo attraversando non è tanto la crisi in sé, ma come dire, le trasformazioni che questa crisi sta provocando nella nostra psiche più profonda, cioè in ognuno di noi. Sta emergendo, e purtroppo io l'ho sperimentato in fabbrica, la parte peggiore di noi. L'individualismo, l'egoismo, la logica del, come dire, vita mia, morso tua. Il senso di solitudine che ognuno di noi vive ogni giorno provoca ansia, paura. Io credo che la paura sia la peggiore delle nostre compagne di viaggio, perché ci fa vedere l'altro un nemico comunque a prescindere. Allora io penso che al di là delle proposte che per quanto mi riguarda lascio elaborare a chi come dire, ha più competenze di me, io credo che da questo luogo debba come dire, uscire all'esterno un messaggio. Noi dobbiamo essere in grado di dire a un operaio, uno studente, un precario, eccetera, eccetera, uno straniero. Cioè, tu non sei solo. C'è un luogo, questo, che deve essere questo, dove ognuno di noi possa, come dire, elaborare la propria voglia di protesta barra proposta. Nessuno di noi ha ricette magiche, o almeno io non ne ho. Sicuramente, scendendo nei dettagli, emergeranno tante differenze fra di noi, perché apparteniamo a gruppi e associazioni diverse. Però un punto di unione c'è, lo abbiamo scritto nell'incipit del volantino, uniti per i beni comuni. Allora io penso che siamo tutti quanti, uomini e donne, che al di là delle ideologie, siamo uniti da un concetto, che noi tutti quanti crediamo che questo non sia il migliore dei mondi possibili. Si può sperimentare un'altra via, partendo dall'individuo e noi li abbiamo chiamati beni comuni, io li chiamo diritti inalienabili degli individui. Io credo che lo si possa fare tutti quanti insieme, perché da solo nessuno ne esce fuori da questa situazione, nessuno. Io credo che questo debba essere, oltre che come diceva Walter, che mi ha preceduto, oltre che un luogo di pressione, cioè pressione tra virgolette, cioè pressione nel senso di elaborare un'agenda da sottoporre ai politici professionisti, anche appunto, soprattutto un punto di riferimento per chi vuole sperimentare percorsi alternativi. Io credo che noi lo possiamo fare. Ora, alcuni di voi li conosco, tanti altri no, però io sono convinto che in questo luogo ci sono, come dire, culture e competenze che il Parlamento italiano se le sogna. Io l'altro giorno seguivo un'intervista alle Iene, cioè, veramente, cioè, pensare di essere rappresentati da certe persone è veramente incredibile. Un'ultima cosa e finisco. La società oggi è attraversata da una pulsione che viene definita l'antipolitica. A me, onestamente, questa pulsione fa paura, perché se togliamo la politica e i politici, il giorno dopo arrivano i generali con l'esercito. Io penso che la politica siamo noi. Io posso fare politica, che ne so, non bevendo Coca-Cola, perché ho scoperto che per fare 1 litro di Coca-Cola sono necessari 5 litri di acqua e la fanno in Africa, assetando villaggi interi, o posso fare politica dedicando in fabbrica con un leghista che sostiene che tutti gli extracomunitari sono da rimandare ai propri luoghi d'origine. Posso fare politica in mille modi. La democrazia è partecipazione. Se non la facciamo noi la politica, cioè prendendoci le nostre responsabilità e i nostri rischi, poi non ci lamentiamo se ci ritroviamo, come dire, gli scilipoti o i generali con l'esercito. Grazie.